Importanti novità a partire da quest'estate per le persone con diabete, novità sostanziali che andranno ad influire sulla vita quotidiana di una buona fetta della popolazione. Sono infatti 3.700.000 diabetici in Italia, un dato destinato a crescere e che porta il diabete ad essere considerata la malattia del futuro, capace già oggi di incidere per un 15% sui costi del Fondo Sanitario Nazionale. In 30 anni, inoltre, il numero dei diabetici è raddoppiato, specialmente nelle fasce della popolazione con meno istruzione. Per tutte queste persone cambierà la modalità di distribuzione dei farmaci con la collaborazione delle farmacie territoriali e verrà avviato un presidio nelle case della salute o nei maggiori ambulatori medici. Prima la facevamo presso la diabetologia. Nel 2020 abbiamo detto troppa gente nelle sale d'attesa. Dove andiamo? Andiamo nella farmacia ospedaliera del DEA che è di fronte all'ex pronto soccorso. Quindi tutte le persone che vanno a ritirare i farmaci che prima distribuivamo qui dentro, la cosiddetta distribuzione diretta, adesso, ancora per poco, dovranno andare in questo punto, in questa farmacia ospedaliera. Ma udite udite, fra pochi mesi porteremo tutto sul territorio. A giugno del 2021 arriveremo nelle farmacie territoriali. E così per i presidi, che da sempre sono stati distribuiti dentro la diabetologia in punti dedicati, adesso bisogna andare nella farmacia ospedaliera che è vicina al reparto degli infettivi. Ma entro pochi mesi anche queste cose qui saranno distribuibili e reperibili facilmente nella farmacia più vicina a casa. Perché invece si era scelto di distribuire questi farmaci nelle farmacie degli ospedali? L'assistenza, la spesa sulla voce farmaco per le persone con il diabete è altissima. E non ultima, si è incrementata enormemente negli ultimi 3-4 anni perché sono arrivati farmaci che stanno cambiando la storia delle persone con diabete, soprattutto nelle storie delle persone con diabete di tipo 2, dove finalmente gli eventi cardiovascolari, le malattie renali diventano molto meno possibili, il rischio si riduce enormemente, però sono farmaci che costano un botto e peraltro hanno bisogno di piani terapeutici dedicati, quindi era evidente che la farmacia ospedaliera ci dava la possibilità di mantenere un occhio alla spesa aumentando il numero di persone alle quali noi potevamo fare questa proposta e quindi diciamo che in questo modo noi trovavamo una eticità, cioè riuscivamo. E sapete che prima di questa pandemia il controllo della spesa era sicuramente uno dei temi molto importanti perché dovevamo poter permetterci quello che facevamo e dovevamo essere equi. E questo ci permetteva di essere equi, offrire al maggior numero di persone possibile la miglior terapia. E vi dirò che a Ravenna le cose le abbiamo fatte benino proprio in questa direzione. E così anche per i presidi, Michele, il tipo 1... a presidi oggi che permettono di misurare la glicemia senza bucare le dita, ma costano 5 volte di più, 6 volte di più rispetto ai vecchi presidi e ovviamente se vogliamo darle a tutte le persone con il diabete tipo 1 ci stiamo arrivando e vogliamo essere equi, dobbiamo trovare anche qui, dovevamo trovare il modo di rendere possibile questo con una spesa sostenibile e questo era un approccio. Cos'è cambiato oggi? Oggi il tema della spesa sostenibile è saltato perché dobbiamo pensare ad altro e quindi torniamo nelle farmacie territoriali, torniamo vicini. Ti devo dire anche che qualcuno si è lamentato perché molti si erano fidelizzati, ma ovviamente la soluzione che va davvero per tutta non la troviamo. Però, come vi dicevo, le visite di controllo, le prime visite in presenza si fanno sempre presso la diabetologia. Nel 2021, non nel 2121, incominceremo ad andare anche nelle case della salute. Un diabetologo andrà nelle case della salute periodicamente, si siederà vicino ai medici di famiglia per dare un supporto o nei grandi nuclei di cura primaria. Come si accede oggi alla diabetologia? Se vi è un urgente bisogno, il medico di famiglia fa una richiesta e tutti i giorni, da lunedì al sabato, il paziente si presenta entro le 10 e viene visto subito. Oppure, se il paziente vuole una visita prenotata, prima visita che può essere ordinaria e preordinaria, ancora è il medico di famiglia che fa la richiesta, si va al CUP, si va in farmacia, si telefona e l'appuntamento viene dato in verità entro 7, non 14, 7-45 giorni, quindi i tempi d'attesa sono veramente molto limitati. E lo stesso dicasi per le visite di controllo che possono essere prenotate a CUP. Si è perso il treno, cioè si è perso
la sequenza di visite che vengono prenotate presso la diabetologia per i controlli periodici, il medico di famiglia ci fa una richiesta, si va a CUP e questi sono i tempi. Poi però tutti i pazienti che sono in carico alla diabetologia cosa fanno? Quando escono dalla visita ricevono l'appuntamento per la visita successiva e questa viene rilasciata da noi con tempi che variano dai 4 giorni ai 6 mesi secondo il bisogno del paziente. Questo ancora sono ovviamente le modalità di contatto con noi.